una routine. Te fai un personale per entrare in un trip. Te sali in chimicone, poi te mangi a profusione tutto quello che riesci a raccattare. Manza, rosticini, ovo fritto e due involtini. Tutto questo in un panino c'è bon sta. No, che cazzo? Lo sai di chi sei figlio tu? No. Sei figlio di una grandissima puttana! Dai, Robertino, che stai a fare? Che è sta cosa? Dai! Prepara una cassa. Ma la cassa di che devo preparare, Roberti? Dai! Fai molto male a ridere. No. Al mio mulo non piace la gente che ride. Mm. Ho subito l'impressione che si rida di lui. Non c'è nessun mulo. Ma se mi prometti di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca te la caverai. Hai finito? Dai, va a far da mangiare, dai, lava questo coso. Va a far da mangiare, per favore. È al mulo che c'è? Il mulo, ci penso io, tranquillo. Dai, va a far da mangiare che stai allucinato, Roberti, te prego. Vabbè, papà. Dai, per favore. Grazie. Andiamo a mangiare. Oggi per preparare una spaciolata western i requisiti necessari sono ben due personali. I necessari sono passata di pomirolo, dici, fagioli anziché cannellini, un poco ma giusto un pochito di pepe e un pizzico giusto che un pizzico di sale. Acchiappa la cazzarola e buttala sul fuoco. Buttaci giusto che un filo d'olio. Un litro c'è adesso. Vabbè, non puntualizzare. Né mentre che scava acchiappa i fagioli e li scoli, perché l'acqua che c'è sta in precedenza ci fa leggermente che schifo. Scula a cerbarattolo se si decide a fare un lavoro suo. Quando che ha fatto accarezzalo dolcemente. Scola. Ariscola. Arisciacqua. Arisciacqua. Sciacqua leggermente. Quando che beve sembrano pronti e quando che sono cascati a sufficiente aggiusta un pochetto. Sì. Acchiappali i fagioli e buttali sull'olio. Occhio che schizza, eh? Schizza sicura, ma non ci piace. Madonna. Ok. Acchiappa la cucchera e inizia a dargli in giro completo. Così che ragionino. Ma di pepe? Acchiappa giusto che pizzico di pepe e buttacelo a dovere a schi. Bello. Guarda come colora il bianco a schi. La paura. Guarda come colora lo fosco a schi. Arricchiappa la cucchera e dai una smista a dovere. E mo che c'è? Quando che il fuoco si è calmato, inizia a brontolare un po' di meno. Acchiappa il pomirolo e buttacelo sopra così. Aschi, via qui, agli. Oh. Bello! E crepi avarizia, come dice Chef Floro, buttacelo tutto! Questo mestiere, senti il fuoco. Questo non è un mestiere, è una galea. A buttaci il sale, per dargli un sapore che prima c'è. E poi se fa vedere. Arricchiappa la cucchiara, giragli. Giragli per amalgamà. Per dargli quel senso de Mustafa. E nel mentre che sto sughetto si sta a scaldare, si riposa e si amalgama a dovere, a me mi viene in mente. No, dai. Una cupanata strana. No, una caponata. Acchiappa l'indivia, si vede avanza meglio. Ma andava presa a indivia, scusa. Quello che ci avanza è sempre meglio. Acchiappa la rucola. Quando vuoi. Adriti pressa a poco. Così. Giusto per dargli il potte verde e rosso. Ci è sempre piaciuto il verde con il rosso. No, che dici? Il bianco no. A me mi è sempre piaciuto. E butta schi a pioggia. Acchiappa la rucola. E butta la schi a dovere. Tritela. Ridela come se ci fosse una sagomatura interna. E una volta che vi sembra rimpicciolita a dovere, acchiappate e la buttate nel sugo con preparation. Dopodiché che la cucchiera gli dai una girata. Così. Amalgama. Aspettate il tempo della giolla e vedete che esce fuori. Dopo del joint, acchiappa un contenitore bello ignorante, a buttaci dentro tutto il creato. A buttacelo.
Guarda che spettacolo. Toh, guarda che rosso. Rosso passione. Un goccio di classe balsamica. Così a schi, a sbi, come te pare. Sì. Un'altra lenticchia della rucola che ti hai tagliato precedentemente, perché tanto ti avanza comunque un pochino sul tagliere. Certo, certo. È nato pure un pezzo di indica, ci sta che è la morte sua. Ci avevamo messo pure prima, eh? Giusto un goccio di lenticchia di peperoncino, perché quelli western una volta bagnavano che era dovere, così, per dargli il senso. A mescola tutto. Sì. Perché se non mescoli rimane tutto in superficie, certo. E poi magna solo il primo assaggio e poi il resto non ci esce di niente. Un altro goccio di classe balsamica, sì, perché muore mai, non muore mai la classe. Un giorno lo stai a comprare. E vai. E una volta fatto questo? Abbellimento. Certo. Un po' di rucola. Sì. Riabbellimento. A riabbellimento. Vuol dire che basta? Pezzi indivi. Quando che pressa poco vi sembra che tutto ciò sia finito, vi troverete sta cosa un po'... westerniana. Spaghetti western, signori, spaciolata western qui da Chef Corro. Mo ci accingiamo all'assaggio. Dai, occhio che cosa? Mo macino. Soffio un'altra volta, non si sa. È che il peperoncino rende proprio. Come? C'è presente te che quando che te stai a fare? Sì. E che te sei preparato anticipatamente in first. Ben. E poi tu perdi, nessuno lo vuole fare. E che magicamente ti metti la mano nelle orecchie e te ci odori. Sì. Sta spaciolata è praticamente quella descrizione umanitaria e di vulguro orologiania. Sta squaciolata è una botta di vita, è quando trovi una cosa che a te manca e poi ti ritorna. Signori, da Chef Porro e da Federico è tutto. Cosa mettiamo questa? Sì. Se vamo smorzare pure sta chimica. Ciao!